Un saluto a tutti e bentornati dal vostro Peter Pan Bianconero. Andiamo a leggere che cosa mi ha mandato YouTube. Ebbene sì, ragazzi, Gianni Bianco mi ha segnalato il video del canale per copyright, violazione del copyright, perché io avrei utilizzato senza il suo consenso le sue immagini e quelle degli altri due pinguini. Ora io ci terrei a precisare che questa è una clip che mi è arrivata a me, dato che sono loro, sei tu il primo Gianni, parlo direttamente con te, caro omino bianco, perché adesso non si può neanche più dire il nome, perché altrimenti il Dio si offende e ti segnala il canale. Caro omino bianco, da oggi sarai omino bianco. Siete voi, sei tu il primo nelle live che dici clippate questo video, clippate questo video. Quindi in automatico dai il consenso. Ora io non ho fatto io quella clip là, è una clip che gira su YouTube. Quindi anche su questo qui. Poi ce la discuteremo bene nelle sedi opportune, perché io già ho fatto il ricorso alla tua segnalazione. E da quanto dice YouTube si può andare per vie legali, io non ho problemi, l'avvocato lo pago mensilmente. Tu non lo so. Parlando di questo, ti dicevo, io il video, no, ho messo il video di quando voi parlavate di me, perché la gente deve capire che cosa io stavo dicendo, oppure se mi sono inventato un dissing per fare le visual, come dite voi. Intanto io non ho bisogno di fare 24 ore su 24 live per chiedere soldi, perché lo stipendio che ho mi basta per vivere, hai capito? Non sono come te che devo andare in live e incazzarmi se la gente non mi dona, perché sei un morto di fame. Sei un morto di fame. Uno che va a chiedere l'elemosina e si incazza se non gliela danno è un morto di fame. Puoi anche avere 200.000 euro in banca, ma rimani un morto di fame qua. Punto 1. Punto 2. Io ti ho fatto questo dissing, vi ho fatto questo dissing, come ripeto nel video che tu mi hai fatto cancellare, mi hai segnalato pure il canale e c'è scritto che sei stato tu, perché YouTube me l'ha scritto e se l'ha letto. Ho fatto quel video perché voi mi avete tirato in mezzo a me. Voi mi avete preso per il culo, voi avete fatto i bulli sul web. Normale che io vi devo dare una risposta, e vi ho detto che, e poi lo manderò anche il pezzo, che io a voi non vi ho mai cagato. Perché mi mettete in mezzo? Io a voi non vi ho mai cagato. A voi, dopo che ho avuto a che fare con voi, mi ha fatto schifo. Insultate le persone, appena uno vi dice una cosa che non è, non la pensa come voi, l'ho insultato come un cane. Per quel motivo lì, io ho lasciato perdere la vostra compagnia, voi avete lasciato perdere la mia compagnia, ci siamo fanculizzati, ognuno ha preso la sua stradina. Luca Totti, tu sei stato in grado in una live di insultare mia moglie e mia madre e mia moglie. Sono un pochettino incazzatillo, quindi qualche parola me la mangio. Hai insultato mia madre e mia moglie. Io volevo farti un dissing e te lo scrissi. Poi parlando con mia moglie, che a differenza di altre donne, invece di far esplodere mari, monti e vulcani, mi ha detto guarda che una persona può sbagliare a dire una parola, ho deciso io non lo cago più questa persona qua. Con la speranza un giorno che io e te ci trovassimo a bere una birra assieme, tutto può capitare nella vita, e volevo vedere se tu avevi il coraggio, le palle, come hai dimostrato, di dirmelo in faccia quello che mi hai detto in live. Però ho detto fino a quel momento lì non lo cago più. Adesso tu vieni a dire a me se Peter Pan è ancora vivo, sei cristato dopo che mi ha fatto il dissing. A te chi cazzo ti ha mai cagato? Io non ti vengo a cagare, quindi voi a me non mi dovete mettere in mezzo. Non dovete parlare di voi, perché io a differenza vostra ce l'avevo con uno e ho parlato di quello lì. Il messaggio gliel'ho mandato a lui e l'ho taggato. Non è che l'ho perculato in una live di 5 ore in cui posso dire il cazzo che voglio, tanto chi la viene a vedere 5 ore di live? Se avete qualcosa da dire a me, perché non me lo dite? Perché non vi vengo a mettere me addosso? Non siamo nel far west, sparo, fatti. Io vi rispondo a parole. A parole. Allora, il mollusco spacca calcio pirata non vali nemmeno una risposta. Tu non vali nemmeno una risposta. Per quanto riguarda Gianni Bianco, tu ti senti lì in mezzo di essere il Dio. È vero che in un mondo di ciechi chi c'ha un occhio solo è ricchissimo. Tu, in un mondo di persone dove la maggior parte, non voglio dire tutti, e non dico tutti assolutamente, perché intanto ringrazio Pandorino e Frank Asso che non si sono messi in mezzo a mettervi benzina sul fuoco, anzi, si sono fatti gli affari loro, e infatti il discorso è durato pochissimo. Però tu, in mezzo a quella gente lì, a queste altre persone che ti vengono dietro, ti senti di essere Gesù Cristo.
Perché c'hai tre neuroni che funzionano, tre neuroni, hai capito che basta buttare un pochettino di benzina che qualche stronzo tra i due avrebbe poi incendiato tutto. E infatti è quello che sei riuscito a fare. Complimenti, complimenti, ma se hai qualcosa da dire a me, vieni a dirmela. Vieni a dirmela, fammelo a me il video dove ti metti a dare i pugni sul furgone. Il video pausa a me, fammelo, perché lo so che adesso lo farai, fammelo, ma mi devi spiegare il motivo. Se dovete parlare di me, dovete venirmelo a dire a me, altrimenti non parlate, perché io di voi non parlo, perché non vi cago proprio, perché non mi viene, io non vi penso nemmeno, e anche se devo magari insultare o prendere per il culo una persona, non faccio il vostro nome, perché non mi viene in mente, perché a voi non vi cago. Non vi cago, mentre invece voi il mio nome, il mio canale, ce l'avete sempre in testa, lo pensate sempre, guarda quello che ho fatto, guarda, venite a mettere dislike, siete delle merde, siete, dissatemi, la crew, Gianni Bianco, Spaccacaccio, Luca Totti, ma chi cazzo ti ha mai cagato? Io a voi non vi ho mai cagato, perché vi mettete in mezzo a me? E tu invece di rispondermi, dato che molto probabilmente alle mie parole non c'era una risposta, o uno come te, un omino bianco di merda come te, non ha una risposta da dare, che cosa fa? Si attacca all'unico cavillo che può attaccarsi. Oh, copyright, hai utilizzato le mie immagini! Va bene, complimenti. Mi hai fatto avere questo strike, ma io me ne sto sbattendo le palle, te lo dico bello chiaro. Puoi farmi chiudere il canale, da oggi in poi io faccio un video al giorno dedicato all'omino bianco di merda. Intanto ti consegno questo premio che è tutto tuo. Questo qua è l'omino bianco di merda dell'anno. Ma siccome con quello che tu hai fatto le hai proprio superate tutte, hai vinto l'omino bianco di merda del millennio. Io penso che nessuno mai ti potrà superare. Una persona che ha 50 anni, già solo per questo ti dovresti vergognare, 50 anni e ragioni così, insulti la gente, per culi, fai il bullo, quando poi ti rispondono, mamma, Gianni Bianco mi ha disato, adesso vi faccio chiudere il canale, mamma, amichetti, venite ad aiutarmi, amichetti, mi. Cioè, io ho fatto il dissing a David per il video che ha fatto, ho utilizzato le sue immagini, poi io e lui ci siamo pigliati un pochettino a parole, ma non... Ma almeno lui è molto più uomo di te, io non pensavo, ma lui è molto più uomo di te, perché lui ha, magari ci sarà anche rimasto male, però ha capito il contesto e l'ha lasciato lì, anche lui avrebbe potuto farlo. Guarda i miei video su Davide, non li tolgo, ti do anche questo assist, basta che andate, perché tanto siete così con Davide, basta che andate a fare il reclamo pure negli altri due video e io chiudo il canale. Però tutta la gente deve sapere che sei stato tu, piccolo omino bianco di merda, che mi hai fatto chiudere il canale, che prima mi hai bullizzato insieme ai tuoi due amichetti e poi dopo, quando ti ho risposto e tu non sapevi che tipo di risposta darmi, perché sei un morto di fame e quindi tu pensi soltanto a chiedere soldi, a fare live, perché non hai neanche persone con cui stare, non hai nemmeno persone con cui stare. Questo ti fa capire che cazzo di persona sei tu, e mi viene a dire a me che faccio video per le visual, quando voi, tu soprattutto, fate le live e chiedete i soldi. Hai capito? Hai capito? Ti devi solo vergognare, a 50 anni, invece di rispondere vai a segnalare il canale. Che dire, caro omino bianco? Complimenti. Complimenti Gianni Bianco, hai dimostrato, omino bianco di merda, hai dimostrato che persona sei. Che persona sei. Ripeto, un video al giorno, da adesso fino a quando non chiuderà il mio canale. Un saluto a tutti. Fate girare questo video, fateglielo arrivare all'omino bianco di merda, per favore. Non chiedo altro. E poi possiamo anche chiudere il canale. Un saluto dal vostro...